imprenditori già con una buona esperienza imprenditoriale, ma che non capivano assolutamente niente del settore in cui avremmo operato. E la seconda cosa è che uno di questi soci, che era poi quello che aveva dovuto gestire in prima persona l'azienda, aveva in realtà un'altra sua azienda che gli occupava più della metà del tempo e poi aveva sempre la testa dall'altra parte. Però per fare le cose fatte un po' bene bisogna essere dei martelli su quello su cui si lavora. E questa è quella di cui ho già parlato all'inizio, che è Blogo. Questa esperienza è stata molto importante per me perché, essendo entrata a Blogo a far parte di una società quotata in borsa, mi ha insegnato cosa vuol dire la minata di dover essere amministratore delegato di una società che consolida in una quotata, per cui le regolamentazioni della Consob, i bilanci, le comunicazioni, un casino, il collegio sindacale. Si perde l'80% del tempo in menate e non ci si diverte più. Per cui la cosa importante, la lezione importante in questa esperienza è stata quella di aver ceduto, aver sbagliato a cedere la prima fetta della società troppo presto. Forse ero ancora scottato da quando nel periodo di New Economy avevo detto ma sì, tanto tornerà qualcuno a offrire, poi non tornò quasi più nessuno, per cui con Blogo, dopo credo 2 anni e mezzo, un paio d'anni dall'inizio, avevo ceduto subito una piccola quota da RCS. E la seconda cosa che ho imparato, spero di aver imparato, è di stare attenti a cedere o fare grosse partnership con operatori industriali, perché ci si trova legati a doppio filo con un'azienda e questo può limitare moltissimo la possibilità di fare accordi o di trovare nuovi investitori. In questo caso noi eravamo legati a doppio filo con RCS, questo vuol dire che quando andavamo a parlare con Mondadori di turno, ovviamente non si poteva fare nulla, non si poteva fare accordi, non si poteva fare niente, non ci diceva le cose che avevano paura che noi le avremmo dette a Corriere. Dall'altro lato, il socio industriale, nel nostro caso RCS, molte volte non dedica l'attenzione che dovrebbe all'investimento che ha fatto, di conseguenza sono esperienze, per quanto mi riguarda, pessime da non ripetere. Forse c'è un'altra, non mi ricordo più. Anzi, questo era l'altro speech che avevo fatto, perché poi nel terzo punto la persona mi diceva adesso cosa fai? Sei in spiaggia da qualche parte? No, sono qui e faccio un po' di cose mie, di progetti nuovi miei e sto facendo un po' di consulenza con un metodo che è quello classico del web, il freemium, per cui le grandi aziende pagano e le giovani start-up o i ragazzi giovani che non possono mi chiedono, gli do consiglio, li seguo e non pagano niente, basta, dedichiamo tutto alle grandi aziende. Per cui sto lavorando un po' di progetti miei, e sto facendo qualche investimento su società americane, inglesi, italiane che sono partite No, se volete c'è qualche altra slide, ma credo che sia noiosissima, anche se forse è più legata agli aspetti social media e... Vado avanti? Bene, uno dei progetti su cui sto lavorando da qualche mese si chiama Weekly ed è un digest, proprio il nome newsletter perché è abusato, per cui lo chiamo digest, che fa un figo. E ricordo mia nonna da piccola aveva Reader's Digest, io dicevo, ah, che bella, c'è questa rivista, per cui forse anche per quello che uso il nome digest. E è un digest settimanale mandato via email, che parla del mondo delle start-up, del web business, venture capital, start-up, eccetera, eccetera.
Ho deciso di farlo perché dopo blogo a regime, pubblicavamo credo 600 articoli al giorno, per cui potete immaginarvi la quantità di informazioni, cioè quello che dicevi anche tu prima, cioè ci sono troppe informazioni. Per cui mi sono detto, beh, cerchiamo di unire uno strumento che tanti dicono l'email morirà, non lo usa più nessuno, io invece dico per me l'email resterà, ce l'abbiamo sempre in tasca, ce l'abbiamo ovunque adesso, uniamo l'email a un filtro umano fatto sulle informazioni, quindi qualcuno che conosce molto bene un certo settore e può scrivere un testo, un articolo di commento e raccogliere i link migliori citando dei piccoli commenti. È iniziato così. Dopo 10 anni non programmavo più, erano 2 o 3 mesi fa, ho detto ma no dai, questo provo a farlo io, mi tolgo un po' di ragnatele dalle mani e ricomincio a programmare. Per cui il codice che ho scritto è assolutamente spaghettoso, come si dice, schifoso e non lo provo a vedere a nessuno perché è osceno, però funziona e mi ci sono divertito molto a svilupparlo. Quindi è partito con... È partito molto rapidamente, per cui dall'idea di cui ho parlato una sera al ristorante con due amici, due o tre amici, e mi dicevano ma sì, forse mi sembra una cazzata, mi dicevano, vabbè, intanto non mi costa che programmo io, scrivo io di questo settore, penso di conoscere abbastanza, vediamo, tanto provo. Per cui dall'idea all'alfa, un paio di settimane era pronto il primo abbozzo di piattaforma, dall'alfa al lancio altre 2 settimane e poi da lì c'è stata una continua interazione sul prodotto, più o meno ogni settimana, ma forse anche meno, c'è qualche piccola modifica che faccio che deriva quasi sempre dai commenti che magari arrivano dalle considerazioni che arrivano dai lettori. Per capire, forse ne ha ragione troppo, per capire quale potesse essere il sistema migliore per far iscrivere le persone, ho utilizzato un metodo che lo conosciate tutti, che è quello della B-testing, in modo molto pesante, io sono un fanatico di numeri e di statistiche. Per cui ho comprato una piccolissima campagna su Facebook, non ho detto a nessuno che stavo facendo questa cosa perché non volevo che le persone che mi conoscono, proprio quel nucleo di persone appassionate di quella nicchia, cominciassero ad andarci sopra. Quindi di nascosto ho fatto la campagna, l'ho buttata su questo sito dove facevo tantissimi test di versioni diverse di homepage, box, claim, bottoni di coinvolgimento, eccetera, eccetera. Finché con credo 50 euro di Facebook ho trovato la versione giusta che convertiva 4 volte tanto rispetto a quella che avevo immaginato io, secondo me era la migliore in assoluto, in realtà c'era scritto. E poi c'è una piattaforma web con una pagina molto semplice col form di registrazione e poi ho spinto moltissimo sulla viralità del prodotto, per cui quello che io dico quando la gente si iscrive è se tu non condividi e non inviti qualche tuo amico condividendo su Facebook, su Twitter, io non ti mando il like, in realtà lo mando comunque, però ma lo mando perché mi era complicato se no capire chi aveva invitato, no scherzo, lo so, e, per cui è un digest, sono andato avanti. Questa è l'home page finale, dopo tutto, no, non è quella finale perché in realtà il testo gratis sul bottone ammazzava le conversioni, per cui credo che adesso sia un'altra versione. Un design molto semplice e pulito, anche perché non sono capace, per cui ho preso uno spunto di uno che mi era piaciuto, ho cambiato un po' i colori e gli stili, l'ho messo online. Queste sono tutte i test che facevo all'inizio di A/B testing, che mi dà le percentuali di incremento di una versione rispetto all'altra. La viralità è veramente molto molto forte, per cui a ogni invio che avviene venerdì mattina si riscatena un meccanismo poi su Facebook, Twitter, c'è tantissima gente che condivide anche perché ho introdotto un meccanismo, uno score, un punteggio
per cui ogni persona ha un suo score personalizzato che dipende da tantissimi fattori. Quanti minuti apre l'email dopo che gliel'ho mandata, quanti link clicca, quante persone ha invitato, eccetera, eccetera, eccetera. E le persone vengono quindi messe in classifica, cioè in classifica. Ogni persona riceve nella sua email, dice sei primo o secondo su migliaia di utenti. E c'è una spiegazione, dice come fare per salire in classifica. In realtà al momento salire in classifica non serve a niente, però nell'idea iniziale che prima o poi implementerò, i primi 10 e poi i secondi 10, 20, 50 riceveranno la mail un po' di minuti prima rispetto a tutti gli altri. E questo è abbastanza interessante perché a volte ci sono delle start-up in beta che hanno pochi inviti che annunciano digest o apertura, per cui chi riceve prima possibilità di entrare nella beta. Per cui tanti dati. Qua si vede bene nel grafico, si vedono i venerdì che sono in cui parte, che sono i tutti picchi, poi dopo si, c'è il weekend in cui si abbassa un po' e parte la settimana dopo. E basta, grazie. Grazie per l'intervento. Ora abbiamo Antonio Benforte di SDM Edizioni. SDM è il sensore, abbiamo invitato Antonio Benforte di SDM Edizioni, che è una casa editrice italiana abbastanza importante, direi. Che ha pubblicazioni di vario tipo, alcune pubblicazioni di saggistica, alcune pubblicazioni di narrativa e alcune un po' più vicine ai libri illustrati quindi anche al design. Li abbiamo invitati perché ci sembrava un caso in cui un piccolo editore italiano è riuscito in maniera sensata a utilizzare bene i social media. A utilizzare bene i social media in che modo? Direttamente dall'interno dell'azienda. Quindi ci sembra un caso importante, genuino e che trasmette molto bene quella che può essere la voce diretta dell'azienda disintermediata sui social media e quindi dimostra secondo me in maniera perfetta come da un lato i social media abbiano un livello di ingresso relativamente basso, quindi sia abbastanza semplice utilizzarli e come le aziende possano comunicare direttamente in maniera disintermediata su web. 30 secondi che erano dei complimenti misti. No, ho semplicemente detto che avete un'immagine su web sostanziale che riuscite a comunicarvi bene da soli. E quindi è di questo che vi venite a parlare. Infatti, un mese fa forse mi ha contattato proprio via Twitter e mi ha scritto mi piace come lavorate sui social. Posso scrivere una cosa di questo tipo. Io mi sono subito entusiasmato perché insomma io nasco come redattore all'interno di SDM Edizioni, da 2 anni ci lavoro e niente, a un certo punto come casa editrice, forse 1 anno e mezzo fa, abbiamo deciso di lanciarci sui social media e ecco, come dire, forse andando un po' nella direzione contraria rispetto a quello che si è detto finora in qualche altro intervento di precedenza, abbiamo ricercato all'interno dell'azienda chi potesse più o meno comunicare quello che facciamo, il modo in cui ci comportiamo attraverso le nostre pubblicazioni, la nostra linea editoriale e riproporla quindi su vari canali. Niente, questo è un po' della nostra un po' del nostro catalogo, non so quanti conoscono le SDM Edizioni, ok, qui ci sono una panoramica, credo sia una foto fatta a Torino, prima fila di Torino,
Quindi